Pietro Pacello a rispondere alle domande dei nostri telespettatori in analisi tecnica, Trend Advisory. Buongiorno Pietro. Buongiorno Emeric, buongiorno a tutti. Allora, vorrei tanto chiederti di Franco Svizzero, ma non te lo chiedo perché so come la pensi e visto che siamo in fascia protetta è meglio che lascio stare. Dimmi invece i livelli tuoi sul nostro future. Qua Milano ha rotto al rialzo area 19,9, 19,8,50, era il breakout che si attendeva oramai da tanto tempo, quindi tecnicamente è ancora in una dinamica di allungo. La difficoltà del momento è che non ci sono più riferimenti tecnici importanti, perché sostanzialmente si andrà a fare magari i precedenti massimi relativi, quindi più o meno l'area 21,5. Rimane invece molto importante, visto che nel breve siamo in palese ipercomprato, quindi certo, una correzione non dovrebbe sorprendere, tantomeno spaventare a mio parere, il tono è ancora molto positivo. Rimarrà importante vedere se la vecchia resistenza rotta a 19,9 assorbirà un'eventuale ondata di realizzi. In quel caso si realizzerebbe un cosiddetto pullback rialzista e quella potrebbe essere un'occasione buona per entrare ancora long sul mercato. Se si va sotto area 19,8 il gioco si fa un po' pericoloso, volendolo chiamare gioco, e a quel punto la dinamica rialzista verrebbe leggermente compromessa nel medio breve. Allora, gentile redazione, avete notato l'andamento odierno del titolo AS Roma? Si potrebbero avere qualche delucidazione in merito? Sai che francamente non l'ho visto, non so se tu hai avuto l'occasione, ma perché sta facendo qualcosa in particolare, andiamo a vedere AS Roma. Sto cercando anche io sul terminale, eccolo qua, ce l'ho. Quanto sta facendo adesso? Adesso te lo dico subito. Allora, siamo in area 2.0, guadagna il 2.09% e batte un prezzo di 0.54. Da come aveva scritto il messaggino sembrava facesse o più 10 o meno 10. No, guadagna un 2.59%, configurazione tecnica abbastanza chiara, definita, sì, nel senso che siamo in tentativo di attacco di una resistenza dinamica di lungo. Molto, la segnalazione ci sta in effetti guardando il grafico, per quanto sia un titolo palesemente sottile, quindi non appartiene un po' al novero di quello che osservo abitualmente, però ha impattato già qualche ora fa la resistenza in area 6.60, 6.55 e adesso ci sta riprovando. Un'eventuale violazione al rialzo di area 6.60, compatibilmente col fatto che appunto è un titolo abbastanza sottile, è un segnale long abbastanza interessante. C'è anche una bella divergenza rialzista, parlo di un grafico giornaliero, quindi secondo me sopra 6.60 si può comprare. Spero di ricevere risposta in quanto invio sms ma non rispondete mai, questo è scorretto e poco professionale. Addirittura il nostro telespettatore chiedeva di Cuccinelli e sai, io mi scuso se non riusciamo a rispondere a tutti i messaggini, ma insomma ne riceviamo parecchi e ogni giorno oggi sicuramente... è stato fortunato perché comunque allora dai, rispondiamo subito. Così almeno allora i titoli sono Cuccinelli, Brunello Cuccinelli. Mm-hmm. Allora Brunello Cuccinelli, tra l'altro oggi altri telespettatori ci chiedevano di Brunello Cuccinelli, ma cos'è successo? Semplice, ha venduto una parte, mi pare un 5% della società Brunello Cuccinelli al prezzo di 18 euro. Ora l'ha venduto non per altro ma perché Brunello Cuccinelli è veramente un filantropo e con quei soldi lì rifarà tutta una zona lì del... Sì, sì, è un esempio di industria italiana, progetto bellezza mi pare che anomala, che probabilmente si rifà ad esempi del passato. Situazione tecnica dopo il post vendita interessante perché il gap down è veramente, cioè che poi tra l'altro questo gap down pesante è andato a richiudere il gappettino del 12, assolutamente, ed è andato a testare il supporto dinamico di breve a 18, ma non solo, guarda, io avevo tracciato qualche linea proprio per essere super professionale, mi ero tracciato, guardala lì questa linea, ma quella che, cioè, io trovo strabiliante a volte per l'analisi tecnica è questa linea qua, guarda un po', cioè io la tiro e ci sta tutta. Sì, è un pullback, Enric, è un pullback. Tac. È tecnicamente in questo momento un pullback rialzista. Questo è rialzista. Seguendo la trend line che ha appena tracciato. In più, se tracci la trend line supportiva dal basso, okay, dal noterai che c'è un, diciamo, un crocevia di aree di potenziale acquisto. Cioè questo 18 doveva arrivare per forza. Questo 18 ci doveva arrivare, c'è arrivato e nonostante la notizia dal punto di vista squisitamente borsistico finanziario potesse appunto provocare un sell off, fateci caso, si è fermato proprio lì. Questa è l'analisi tecnica, non è predittiva, ti permette di fare delle
delle valutazioni preventive su dove un titolo potrebbe e dovrebbe fermarsi o reagire, e in questo caso, nonostante la notizia sia appunto una notizia dell'ultima ora, mi sembra lampante quanto fosse possibile prevedere questa landing zone, questa zona di atterraggio dei prezzi. In questo momento ovviamente non va venduto sotto area 17,80-17,50. Questa dinamica che stiamo vedendo, che potenzialmente è una dinamica per comprare ovviamente, verrebbe meno e quindi andrebbero stoppate le posizioni. L'altro titolo era Unipolsai, o ricordo male? Unipolsai, scusami, ma mi mandavano adesso un messaggino e diceva guarda che c'è sempre il testa spalle su Brunello Cucinelli che rimane, allora ero curioso di vedere questo testa e spalle, che ognuno ogni tanto vede un testa e spalle. Il testa e spalle è una figura che... Io ho dei problemi, veramente, lo confesso ai nostri telespettatori. Io faccio molta formazione, ho dei problemi, sapete, faccio coaching ogni mese e il testa e spalla fa parte del mio corso di coaching. Gli dedico mezzo minuto, se non sì, qualcosa veloce di meno, tecnicamente parlando, perché è una figura che già di per sé, hai visto il testa e spalla, fa perdere la logica un po' predittiva o comunque di condivisione di elementi e di misurazioni su un grafico. Se non lo vediamo tutti non è così chiaro, non ci saranno reazioni cumulate di persone su quel livello. Un supporto, una resistenza, se ben tracciato lo vedono tutti. Sul testa e spalla la domanda più frequente è: ha visto quel testa e spalla? Il che vuol dire che molte volte l'identificazione non è così chiara. L'analisi tecnica si basa sul fatto che ci siano azioni di tante persone in prossimità di livelli tecnici particolarmente evidenti. Questo fa perdere al testa e spalla, a mio modestissimo parere, una logica di grande validità. Io non lo vedo, la cosa che vedo insieme a te, onestamente, è quel crocevia di trend line, sì, che poi sia anche un punto di testa e spalla, è relativo, mi affido maggiormente alla prima misurazione. Unipolsai, adesso fa 2,4680. Sì, 0-0 per il momento, nel senso che non performa oggi, anche qui il breakout di area 2,27-2,28 è stato un breakout molto importante, sì, ha mandato in trend line rialzista il titolo, rimane in una tendenza un po' esasperata nel breve, quindi attenzione sempre all'ipercomprato, che peraltro caratterizza l'intero listino, quindi è un warning, come dire, stiamo attenti, sì, valutiamo bene la leva, il money management, perché i prezzi hanno strappato troppo nel breve. Questo non è una preclusione perché lo facciano ulteriormente nel futuro. Come livelli tecnici importanti possiamo dire che c'è un primo supporto in zona 2.40, il successivo, ossia il vero supporto strategico, in area 2.25. Allora, volevo sentire prima Paolo da Como e poi mandiamo in volo la pubblicità. Paolo, buongiorno. Buongiorno. Velocemente, Paolo. Velocissimamente, vorrei un'analisi su due azioni del DAX. Sì. Io credo molto ai farmaceutici, sì, e da un anno ho in portafoglio Bayer e Fresenius. Sì. Ultimamente hanno avuto un momento di riflessione e volevo sapere se è il caso di aumentare le quote sia su Bayer sia su Fresenius. Grazie. Grazie per la vostra informazione. A lei Paolo, pausa e rispondiamo a Bayer e Fresenius. Trader richiedono un broker che soddisfi le loro esigenze, un broker che rimanga al passo con le ultime innovazioni e che si adatti ai cambiamenti dei mercati globali. Un broker che offra i migliori strumenti e un servizio personalizzato, così come formazione avanzata e protezione dei conti. Per questo scelgono Active Trades, il broker globale protagonista nel trading online. Critone chiude gli occhi a Socrate. Il pezzo che ho deciso di recitare è proprio l'apologia della morte di Socrate, di Platone. È ora di andare. Per me alla morte, per voi alla vita. Chi poi di noi si incammini verso la meta migliore è ignoto a tutti, tranne che al Dio. Curator for a Day, un'iniziativa di Galleria d'Italia, i tre musei di Intesa San Paolo. Da sempre nelle case degli italiani la cucina è una grande tradizione legata da un filo ininterrotto, un filo d'olio Carli, un olio di grande qualità che portiamo direttamente a casa sua. Chiami ora e provi anche lei il sapore inconfondibile dell'olio Carli. 6 bottiglie da mezzo litro di olio extravergine di oliva delicato Carli a soli 28 euro e in regalo l'oliera in ceramica.
Dal 1911 la famiglia Carli seleziona gli oli migliori e porta nelle case degli italiani un perfetto equilibrio di sapori e bontà. Lo provi subito. Chiami 800-668-548 o vada su assaggiocarli.it. Le porteremo a casa 6 bottiglie da mezzo litro di olio extravergine di oliva delicato Carli a soli 28 euro e in regalo l'oliera in ceramica. 800-668-548. Chiami adesso. Allora, Pietro, Bayern, andiamo all'estero. Sì, beh, molto bella la configurazione tecnica, anche qui ma sembra di ripetere quanto già detto su Milano, ma è evidente, Francoforte ha fatto record storici, quindi l'ipercomprato di Milano è palesemente rispecchiato anche da quello che succede a Francoforte. Mi sembra che stia lateralizzando dopo aver raggiunto 130, quindi diventa un po' vulnerabile. Un primo supporto dinamico di brevissimo, quindi su cui probabilmente alleggerirei, è sotto area 126, quindi sotto 126 uscirei. La cosa interessante, se si guarda un grafico di lungo termine, è che sta costruendo un canale parallelo rialzista, i massimi sono appunto l'area attuale, i minimi sono in zona 115-116, quindi dal punto di vista pratico, se la storia dovesse ripetersi, sotto 126-125-50 andrei in take profit e aspetterei una parte più bassa per riaccumulare. Tecnicamente parlando, però graficamente molto pulito, molto bello. Allora, Fresenius è una situazione molto simile, il settore è sempre lo stesso, anche lì. La cosa che non mi piace è che sta disegnando una doji di inversione, o meglio, una sorta di engine man, un impiccato, quindi una candela che ha una shadow molto estesa sui massimi e poi sembra andare a chiudere in shadow, engine man, un'estensione molto estesa sui massimi e sembrerebbe poi andare a chiudere verso i minimi. Questo su un grafico chiaramente settimanale di lungo termine, su settimanale si vede un po' meglio. Vabbè, quindi anche qui su Bayer il concetto è lo stesso, supporto dinamico di medio breve, un'eventuale violazione di area 62 secondo me va considerata come un livello per monetizzare e tirarsi un po' i remi in barca. Allora, tanti messaggini. Ciao Emi, che riuscirà Pirelli a superare la maledetta resistenza a 13 euro? La nostra amica Silvana Pirelli. Allora, Pirelli e Company guadagna l'1,36 in questo momento, anche qui dinamica palesemente rialzista. Silvana giustamente evidenzia quello che è l'ostacolo, detta anche area di resistenza statica, in zona 12.95-13. Guardando il grafico in questo momento, l'ostacolo è stato già sentito 5-6 giorni fa, perché il titolo da lì poi ha fatto un arretramento. Cosa bella è che durante l'arretramento ha rispettato in maniera molto precisa l'area 12.15, che era un precedente livello di resistenza che ora funge da supporto. In questi casi parliamo di pullback rialzista, quindi il titolo sostanzialmente ha testato area 13 e poi è andato a cercare forza in 12.15. tecnicamente parlando questa è una manovra molto pulita e molto, diciamo, precisa, che dovrebbe favorire il superamento di area 13. Punto interrogativo sempre il contesto complessivo del mercato. Allora, non è che in MPS ci sia sotto un problema molto grande che non viene comunicato, dice il nostro amico Ugo. Speriamo di no, Ugo, speriamo che sia su MPS c'è semplicemente il fatto che hanno dato il via libera allo short selling, è scaduto il termine per le vendite. Penso che anche scoperto, l'aumento di capitale abbia fatto di cose che possiamo ancora scoprire di molto negative, penso ce ne siano davvero poche. Speriamo. Nel senso che l'azienda è in questo momento in una fase molto difficile, per usare un eufemismo. La cosa che sorprende è che la dinamica ribassista è molto evidente, quindi questa volontà di comprare il titolo in questo momento onestamente non la posso condividere. Il titolo diventa tecnicamente comprabile solo se riesce a superare area 0,57. Fino ad allora tutti i tentativi sono la classica manovra sempre sbagliata di afferrare un coltello che cade. Stefano da Chieti, buongiorno Stefano. Buongiorno e un complimenti a lei e al dottore. Grazie Scudia. Stefano, mi dica. Senta, io mi allascio proprio al discorso di MPS. Sì. Ma io dico un parere personale dell'esperto, non è che qualcuno sa già che faranno un aumento di capitale a 20 centesimi e quindi stanno vendendo all'impattata? Perché non è possibile, se fanno un aumento di capitale previsto a 40 centesimi, che il titolo quota
40 centesimi chi lo sottoscrive. Al di là di questo, comunque, io ce l'ho in carico a 80 centesimi, un consiglio spassionato, che faccio? Vendo e mi assumo questa perdita e me lo tolgo dalle scatole completamente, oppure resisto? La ringrazio anche per insomma l'educazione, che sembrava, va bene, sì, grazie tanto. Partire per la tangente poi. Grazie Stefano. Grazie Stefano. Allora, c'è un'altra cosa, aspetta Stefano. Sì, e poi un altro consiglio sul titolo. Allora, vabbè, ho Cuccinelli e non ho venduto stamattina perché condivido un'analisi tecnica dell'esperto. Sì. E poi Saipem ha acquistato sulla rottura degli 8 euro questa settimana. Va bene. Ha ritracciato, pensavo, ecco, l'obiettivo potrebbe essere sui 9-9-10. Grazie, va bene. Ti seguo. Grazie tante. Allora, MPS, lui cosa fa? MPS, deve vendere. La domanda è bella, e se vogliamo risponde a quello che è un po' il mio credo, no? Alla fine dei conti ci si domanda se siamo in grado di sapere se l'aumento di capitale 20 centesimi e tante altre cose oggettivamente sono notizie che non possiamo avere. È il motivo per cui io studio solo i grafici e invito gli altri a fare la stessa cosa. Tecnicamente ho già risposto a questa domanda. Purtroppo in questo momento la trend line di resistenza è molto evidente, non c'è motivo per detenere MPS in portafoglio. L'utente chiede, ed è una domanda molto pericolosa e pesante, se chiudere la posizione è rimandare. Dal punto di vista pratico in questo momento si fa fatica a fare qualunque ragionamento. La posizione non dovrebbe esserci, potrebbe ritornare ad essere, come dire, percorribile qualora superiamo la resistenza che ho detto poc'anzi, ossia la zona dei 0.56-0.57. Cosa fare? Congelare la posizione, aspettare che le cose siano più chiare graficamente parlando, dopodiché eventualmente rientrare in posizione, perché se il titolo dovesse iniziare a recuperare state pur certi che lo farà alla velocità del suono. La verità è che in questo momento non c'è nessun sentore in questo senso. Allora, su Cuccinelli abbiamo già risposto. Saipem, target Saipem di 9-10 che si è prefissato il nostro telespettatore, ci sta o no? Siamo ad 8, io stavo guardando sia Saipem che Tenaris perché vedo Eni, chiaramente sono tutti e tre correlati al petrolio, l'oil che non riesce a rimbalzare. Sì. Dal punto di vista pratico Saipem ha una resistenza in area 8.75-8.80, quindi andrebbe comprata, pensate voi, al superamento di questa resistenza e non prima. Certo. L'utente è già in posizione, quindi la mia risposta è in 8.80 vedo resistenza, quindi come target di breve condivido l'idea che verso area 9, 8.89, potrebbe esserci un take profit. Attenzione però, perché se questo raggiungimento di resistenza dovesse arrivare in, diciamo, concomitanza con un rimbalzo del petrolio, quel 9 viene spazzato via e il target successivo è 11.50. Supporti e resistenze del Banco Popolare, grazie Nino. Banco Popolare si è mosso tantissimo la passata settimana. Io ho avuto modo di evidenziare sul nostro sito che c'era questa zona dei 12 euro per azione, che era una resistenza dinamica molto importante e molto evidente. E in effetti così è successo, perché poi in quella zona, salvo un momentaneo superamento della stessa, il mercato si è fermato. Eccolo là, perfetto Emeric. Certo. Come vedete è stato un falso breakout. Tecnicamente i falsi breakout denotano che quella forza che il mercato si aspetta ci sia viene a mancare, e puntualmente abbiamo avuto una fase di arretramento. Il consiglio in questo momento è questo: l'area da tenere e da monitorare con attenzione come resistenza è appunto il massimo relativo del falso breakout. Qualora riuscisse nuovamente a violarlo, probabilmente accelera nuovamente in posizione long. Nel medio breve, allo stesso modo, mi dispiace se risulto troppo semplicistico, secondo me sotto gli 11 o i 10.80 di qualche ora fa il titolo potrebbe iniziare a correggere in maniera più seria. Esiste ancora la Consob? Come fa a consentire le vendite alle scoperte su MPS che ha perso quasi il 20% in 3 sedute? A questi prezzi tutti i risparmiatori perdono e gli speculatori guadagnano. Carlo Mauro. Caro Carlo, questo è un problema di ampio raggio in questi giorni, perché Emeric mi ha provocato all'inizio sul franco svizzero e tutte le forme di manipolazione dei mercati, tutte le interruzioni dei flussi di mercati, tutto ciò che artatamente impedisce la normale fluttuazione di un titolo è sbagliato e a posteriori si rivela sempre un danno. Vediamo il caso di MPS, che è stato artatamente bloccato per mesi dalle vendite allo scoperto, allorquando il tappo è stato tolto via, stura alle vendite incontrollate, quando magari un soft landing, quindi un atterraggio morbido del titolo, sarebbe stato più, come dire, digeribile da parte dei risparmiatori. Lo stesso è successo sul franco svizzero: artatamente l'hanno bloccato a 1,20 in maniera
e mi fermo qua. Mi raccomando. Poco gradevole, per usare un eufemismo, questo tappo è stato portato via e questo ha distrutto decine di risparmiatori e ha arricchito pochi nuovi miliardari. I mercati non vanno in alcun modo condizionati, devono essere lasciati liberi di fluttuare. Questa è l'unica soluzione ad evitare tragedie e situazioni di grande disagio come quelli che stiamo vivendo. Notizie su CT Biofarma: credo che con il 45% degli istituzionali nel capitale, con la pipeline in portafoglio e Pixantrone che inizia a fatturare, posso arrivare a 4-5 euro, come da target che si leggono in giro. Cosa ne pensate? Il titolo, per favore, perché non lo conosco. CT Biofarma. Un attimino solo, che lo cerchiamo. Che non era, se non sbaglio, l'ex Cell Therapeutics, sì. Sì, dovrebbe essere quella. Allora, CT Biofarma, anche io. Eccola qua, beccata, importante che l'abbia trovata io. Allora, noi siamo in diretta, quindi dovete lasciarci il tempo. Infatti, il tempo tecnico veramente di trovare il titolo. Allora, perde l'1,03% oggi, 1,92,90. Grande lateralizzazione, si vede subito. Però bella la domanda del telespettatore, perché sicuramente la fa, perché ha notato che siamo su un supporto dinamico molto interessante. Area 1,93-92,90 è il supporto di breve del momento. Se molla questo livello di prezzo, arretra ulteriormente e potrebbe avere come target successivo la zona 1,77. Attenzione, questa non è ancora una zona di vendita, potenzialmente per chi crede nel titolo è una zona di accumulo, perché si accumula sulla debolezza, certamente meno sulla forza. Quindi questo è il supporto dinamico di breve ed è molto visibile, molto chiaro, molto importante. Luigi da Pisa, buongiorno Luigi. Sì, buongiorno e complimenti per la trasmissione. Grazie, mi dica. Volevo un'analisi su FCA e su Mondo TV. Grazie. FCA, Mondo TV. Grazie tante. Grazie. Luigi. Allora, FCA, così insomma rispondiamo a tanti altri messaggini e telespettatori, 11,74, 0,34% di rialzo. Cosa dire? L'ultima volta forse che sono stato qui in trasmissione commentammo il ribasso di FCA in area 9, quella grande discesa, dove FCA poi andò a trovare un'area di supporto statico, 9 euro per azione, eccola là. Un'area di supporto statico che precedentemente era un massimo relativo importante di periodo, da cui poi ha ripreso questa dinamica rialzista. La dinamica è assolutamente molto pulita e regolare, sta disegnando un canale rialzista molto pulito, molto preciso addirittura, e se dovesse proseguire, premesso che l'ipercomprato è, uso un termine anomalo, ipertiroideo, cioè veramente esasperato, se dovesse proseguire l'ascesa, area 12,80-13 lo fa, va quindi a pescare la parte superiore di questo canale rialzista e lì probabilmente parte qualche presa di beneficio. Diventa pericolosa in un'ottica di lungo, ma il supporto è lontano, solo sotto area 10,20, non prima. Okay. Purtroppo i riferimenti sono questi, perché in questo momento ha una distanza quasi di un'ora e mezzo dai massimi che potrebbe raggiungere, allo stesso modo dai minimi di questo canale rialzista che percorre. Mondo TV. Per quanto riguarda Mondo TV, titolini, so che trovarlo. Non ti piacciono tanto i titolini a no, te. Li seguo meno perché cerco di lavorare titoli correlati all'indice, perché il problema dei cosiddetti titolini è che quando il mercato inverte non puoi proteggerli. Invece lavorando sulle blue chips, alla peggio vendi un mini FIB o un FIB e guadagni tempo per ragionare sulla dinamica che sta arrivando. Sui mini titoli non c'è correlazione con gli indici e quindi questa forma di difesa viene meno, è il motivo per cui non li guardo, non perché non siano potenzialmente interessanti. Grande strappo che tecnicamente parlando fa il paio perfetto con la rottura di una altrettanto evidente resistenza dinamica che diciamo ha mantenuto il titolo in una lunga lateralità per davvero diversi mesi. Il buy long è scattato in area 1,80 senza proprio, come sempre sui titoli sottili, quindi con pochi volumi, è chiaramente un buy long speculativo, lì i volumi sono sicuramente accelerati per pochi. Grande breakout rialzista, adesso la zona di pericolo a livello supportivo diventa la vecchia resistenza, quindi ribadisco il pericolo eventualmente perché ce li ha in posizione long, è sempre l'area 1,79. Fino a quando non la sfonde il titolo. Io a questi prezzi comunque sia un po' lo porterei a casa, perché il massimo relativo è 2,26, quindi ha ancora spazio. È molto speculativo. Potrebbe fare 2,25-2,26. Purtroppo ha strappato così velocemente per cui il supporto è molto lontano, quindi lo stop è difficile da piazzare, perché 1,79 vuol dire negare l'intera ascesa che ha fatto. Il consiglio è guardate gli ultimi minimi relativi, quindi l'area anche psicologica dei 2,05, magari non liquidare adesso, ma sotto 2,05 un 50% probabilmente è giusto monetizzarlo.
Allora, un Ipolsai del nostro amico Antonio da Salerno l'abbiamo già fatto. Cosa mi dite di Amplifon? Vorrei entrare su questi valori, grazie Mauro. Amplifon. Devo dire che c'è rotazione in questo momento, perché mai come questa puntata mi state chiedendo, ci state chiedendo, scusatemi, titoli che non appartengono al paniere delle blue chips, e questo sicuramente è anche sintomo del fatto che in effetti il paniere delle blue chips in questo momento è un po' difficile da tradare, perché è salito in coerenza con l'indice, l'indice è in una zona neutrale. Capisco quindi, o meglio percepisco, che queste vostre richieste siano le richieste di chi cerca delle opportunità con rapporto rischio-rendimento un po' più percorribile. Per quanto riguarda Amplifon, in un trend rialzista scattato dai minimi in area 4, ha tirato bene fino a 5,50, zona di pericolo sotto 5,15, non prima. Se non rompe 5,15 è da tenere in posizione. Ok, allora che ne dite di uno spread lungo su Intesa e corto su Unicredit, e Ezio da Bergamo? È un'operazione di cui parliamo da anni, nel senso che se utilizzate un grafico correlato in cui riuscite a vedere sullo stesso asse Intesa e Unicredit, sarà palese quanto Intesa sia nel salire che nello scendere si sia dimostrata negli ultimi mesi più solida resistenza di Unicredit. Tecnicamente parlando, guardavo i due titoli stamane, Intesa è sotto resistenza e Unicredit è ancora inserito in un canale ribassista abbastanza evidente. In questo momento non consiglierei lo spread, onestamente, perché qualora l'indice allungasse ancora, Unicredit potrebbe recuperare un po' di ritardo di linea. Nel medio e lungo termine ha pagato molto bene. Comprare Intesa e vendere Unicredit è un'operazione che negli ultimi mesi ha reso tanto. Guarda che virtuosismo che ti esatto, ha fatto. Guardate, il grafico rosso è Intesa, la linea blu è Unicredit. Chi avesse comprato Intesa e venduto Unicredit come da tecnica dello spread, di cui certo, mi pregio di essere uno dei formatori italiani, abbiamo fatto anche uno speciale, ricordi, sullo spread trading. Ecco, qui basta comprare la linea rossa e vendere la blu e guadagnare il differenziale. Quello spazio che vedete fra le due linee, scusate la semplificazione, è appunto lo spread, ossia il guadagno per chi avesse aperto contestualmente due posizioni di segno opposto ma di identico controvalore. Alessandro da Roma, buongiorno Alessandro. Buongiorno a voi. Mi dica. Complimenti al dottor Pacello, infatti ho dei titoli che lui segue sicuramente, del Fuzzi Mib. Sì. Allora ho Buzzi. Buzzi. 10,40 sono in gain, volevo sapere se mantenere o sì, vendere. Sì. E vendere a che prezzo, su per giù. Sì. Poi ho Eni e Tenaris. Eni ce l'ho a 15,11 e Tenaris a 12,58. Ok. E ultime due cose, dato che ho acquistato UBI Banca e Unicredit, sì? Sto perdendo poro, Unicredit l'ho preso a 5,40 mi pare, e UBI sto perdendo di poro, volevo sapere se mantenere o incrementare. Okay. E basta, grazie e buon weekend. Grazie a lei Alessandro. Allora andiamo subito sui Buzzi, che io rinnovo sempre, bellissima, che mi dicono tutti, ne abbiamo parlato anche l'ultima ma volta, ma sai che mi dicono 9,55 è stato un doppio minimo spettacolare, e vedevo Buzzi, però mi dico guarda invece Cementir, sì sì, ha viaggiato anche molto meglio. Esatto, Buzzi è in ritardo di linea rispetto al settore, però ha realizzato un doppio minimo perfetto a 9,55. A me tecnicamente piace tanto. Per quanto riguarda il medio breve, direi che area 11,50 è la resistenza che bisogna superare per vederla sovraperformare magari rispetto a Cementir. Quindi 11,50 è il target del movimento attuale. Lo stop è sotto 9,55, non prima, bisogna provare a tenere perché il titolo è ben impostato. Se riesce a superare anche 11,50 è il titolo dell'anno forse. Eni, Tenaris? Eni, condizionata dal petrolio, però attenzione, condizionata è vero, ma è rimbalzata bene e si è fermata non per caso in area 15,50. 15,50 è la resistenza di medio breve di Eni, non può superarla se il petrolio non gli dà una mano. Quindi in questo momento, per quanto riguarda il rimbalzo che giustamente si è determinato alla tenuta di area 13, supporto statico di grande valenza, l'area target di quel triplo minimo è stata raggiunta, quindi il gioco è fatto fin qua. Se riesce a portarsi sopra 15,50 allunga verso i 17,20-17,30, ma per il momento per me è a target nel medio breve. Può superare questo 15,50 solo grazie al petrolio. Unicredit l'abbiamo già detto. Unicredit l'abbiamo visto nella logica spread, mi piace molto meno di Intesa e il grafico lo dimostra, è abbastanza palese, anche oggi lascia sul terreno dei punti percentuali, 1,40 circa. Non mi piace perché nella fase di bullish del mercato, e Unicredit è uno dei primi 5 titoli insieme a Intesa, Enel, Eni,
quindi avrebbe dovuto beneficiare di questa forza relativa di Milano, non è riuscita neanche a superare area 6 che è la sua resistenza. Quindi Unicredit per me diventa interessante sopra 6, non prima. Allo stato attuale non mi piace la candela che sta disegnando e penso possa farla atterrare nuovamente verso zona 5.10, 5.15, dove forse potrebbero riapparire i compratori. Non è vero che non ci sono livelli sul FTSE, siamo sul 161.8 con formazione di un ABCD, sono short fino a 19.770. Vabbè, ne prendiamo atto. Per quanto riguarda UBI, se non sbaglio aveva chiesto anche di questo titolo, insieme al settore insieme al Banco Popolare, anche UBI ha fatto un falso breakout rialzista e in questo momento è rientrata all'interno di questo grande peccato, perché era molto pulita come situazione tecnica, era un bellissimo triangolo che potenzialmente si poteva espandere molto a rialzo dopo il breakout. Purtroppo è rientrata al di sotto dello stesso, 6.18, questa è una cosa che tecnicamente non mi piace, se molla i 6 va stoppata. Allora, buongiorno, spero oggi di avere risposta e rinvio alla richiesta. Allora signori, mi raccomando, se prendete come una cosa personale il fatto info, che non riusciamo... questa è una cosa mia per la trasmissione, perché noi riceviamo all'incirca una cosa come 200-300 messaggi solo nell'arco di analisi tecnica. Ovviamente vedete che andiamo spediti, ma non riusciamo a rispondere tutti, quindi non ve la prendete, mi raccomando, al massimo ce la rimandate, prima o poi vi rispondiamo. Comunque, generali, dopo un po' di sofferenza sono riuscito a vederla con più 7%. Mi accontento, posso aspettare visto che non ho problemi di liquidità. Grazie per l'accoglienza, Carla. Generale ha rotto al rialzo la resistenza a 17,50 e ha dato un segnale bellissimo, rialzista, molto ben impostata. Il problema è che sta attirando in poco tempo troppo velocemente, cosiddetto concetto di ipercomprato. Quindi il consiglio quale può essere? Poggiarsi su dei grafici magari più di breve, certo. Montare un supporto dinamico o anche una veloce media mobile e in caso di breakout di questo supporto dinamico, io sì. Uso il super trend ma è troppo lungo come ragionamento, andare quantomeno a monetizzare il 50% della posizione. Se Generali dovesse stornare e ritornare in area 17,50 è ancora da accumulare. Ho in portafoglio Bipera 8 e vorrei integrare, è il momento, aspetto, grazie mille, saluti. Bipera oggi viene giù seria, no, non integrerei adesso. Allora, Bipera ha rotto al rialzo sulle notizie chiaramente recenti, ha fatto 6,50 ed è tornata indietro, in questa zona non c'è nulla. Non c'è un motivo per integrare qui. Sarei più propenso a farlo in caso di arretramento verso area 5.50, dove si farebbe il test della vecchia resistenza con potenziale poi tentativo di pullback rialzista, o viceversa preferirei essere più prudente e vedere rompere area 6.50 e integrare sulla forza, premesso che le medie tecnicamente parlando sono un qualcosa di cui non vorrei mai sentire parlare. Ciao America, analisi tecnica su Alibaba per cortesia urgentemente. Grazie Luciano, mi raccomando, urgentemente. Io non so se Alibaba ce l'hai sulla tua piattaforma. La sto cercando. Quasi quasi non vado a cercarla anch'io. Non è detto. Vedete, qua. No, purtroppo non ce l'ho. Fammi vedere se ce l'ho. Alibaba, oddio, ce l'ho, ma ce n'ho tantissime. New York sarà questo. Mi permetto, se mi permetti, certo. Posso fare un'analisi più approfondita quando sono in studio. Dai, sì, allora, se mi scrive il telespettatore su info@uptrend.it, ben volentieri. Così andiamo avanti. Ansaldo STS in carico a 8,60. Che fare, Fabio da Tortona? Andiamo a vedere Ansaldo, eccola qua, 00 oggi, in carico a 8,60. 8,60 per sua sfortuna è al di sopra del livello di supporto tecnico che è in area 8.30. Il titolo è inserito in un trend rialzista, 8.30 è il supporto dinamico, se molla 8.30 la deve assolutamente chiudere perché potrebbe correggere pesantemente. Il discorso del testa e spalle è stato da manuale, complimenti Pacello, psicologia pura, grazie. Ho della liquidità, potresti indicarmi su dove posizionarmi? Oddio, fare questo tipo di domande non è il massimo. Anche in questo caso l'invito è a fare domande più circostanziate, con un orizzonte temporale per cui anche l'analista vi possa dare dei riferimenti diversi. È impossibile dare una risposta con così poche informazioni. Anche qui l'invito, se volete, ma circostanziandolo un po'
tracciando lo scenario, non dico un profilo dell'investitore, ma facendomi capire che arco temporale che avete, scrivetemi su info@laptrend.it e sarò ben lieto di rispondere. A2A Telecom Saipem, Pacello nettamente il migliore, lo vogliamo più spesso in trasmissione, Pacello presidente lo vuole la sua gente, questo l'ho aggiunto io. Mauro Dassi. Probabilmente deve essere un mio parente, grazie papà. Allora, A2A. Ha un supporto dinamico molto bello e molto chiaro in area 0.8250, al di sotto del quale il quadro si indebolisce, ma ancora di più ha una resistenza di brevissimo davvero molto bella e molto pulita. Premetto, io sono long su A2A, così lo diciamo subito, è un titolo che ho in posizione long. Sto aspettando il breakout di area 0.86, quindi ho conflitto di interesse, perché secondo me se rompe 0.86 allunga bene. Viceversa, onestamente, se mi rompe 0.8250 stoppo senza problemi. Okay. Però per il momento ci credo. Ma come fate a leggere i grafici così facilmente? Io li guardo e mi sembrano serpenti errabondi. Complimenti Enrico. Allora, io dopo 26 anni. No, non è questione. Loro fanno tutto difficile, però in realtà l'analisi italiana. Unite i puntini, come nella settimana enigmistica. La voi unite i puntini. L'abbiamo detto prima anche sul testa e spalla. Cose semplici. Guardate cose semplici, soprattutto fate questo esperimento. Guardate un titolo su cui state purtroppo perdendo tanto e vedete se da soli non siete capaci di tracciare una trend line che avrebbe indicato dove uscire. Nel 99% dei casi ci riuscite e capirete cos'è l'analisi tecnica. Ho trovato un bond su AIM con rendimenti interessanti, Microspore 2018, pensate sia un buon investimento considerato i bassi rendimenti che si trovano in giro? Luca da Milano. In un mondo di tuttologi ammetto la mia totale ignoranza sul settore obbligazionario dei bond e quindi avrebbe senso shortare DAX visto che ha toccato i massimi? Grazie Maurizio. A tutti vogliono shortare adesso, questa è una caratteristica oramai storica. Quando i mercati salgono tutti vogliono venderli e quando i mercati scendono tutti li vogliono comprare. Perché shortare il DAX? Semplicemente perché è alto, questa purtroppo è la chiave di lettura corretta. Dal punto di vista grafico però se il DAX non molla area 10.500 è ancora ben saldo al rialzo. Sotto 10.5 si apre lo spazio per una discesa verso area 10.000 dove io riaccumulerei al rialzo. Chiudo con la borsa italiana e il casinò di Venezia, altro che mercato libero. Francesco, chiudiamo con una ventata di ottimismo. Dopo le massime abbiamo... Senti, grazie tante Pietro Pacello, Uptrend Advisor, ricorda un'altra volta la mail. info@uptrend.it. Grazie tante Pietro. Grazie a voi. Chiudiamo qui la settimana della fascia trading, noi torniamo lunedì mattina alle 11.10, sarà un piacere insomma rivedervi e ridiscutere di tutto quanto in campo economico con i nostri telespettatori. Grazie a tutti.